Ciao ragazzi, bentornati sul canale, un saluto dal vostro Alessandro e benvenuti in questo nuovo video. Avete letto il titolo, andiamo a parlare nuovamente di smartphone e proprio in questo istante Realme ha appena presentato la sua nuova serie GT. Parliamo di Realme GT 6 e di Realme GT 6T, lo sto utilizzando già da qualche giorno, vi ho postato qualche giorno fa una foto di uno smartphone sotto embargo, ebbene sì, era lui. Uno smartphone veramente incredibile, specialmente per quel che riguarda il pannello. È il primo smartphone al di sotto dei 1000 euro ad avere il miglior pannello, ma lui va a sorpassare persino i top di gamma, perché qui arriviamo ai 6000 nit. Una cosa incredibile sotto questo aspetto. È uno smartphone completo, abbiamo un nuovo processore a bordo, una fotocamera che ci offre veramente grandi soddisfazioni, ma vi racconterò tutto in questo video. Quindi come sempre vi invito a iscrivervi al canale, attivate la campanella così da non perdere tutte le prossime novità. E noi ci vediamo tra poco con Realme GT 6T. Ci siamo, iniziamo la recensione e partiamo come sempre con l'analizzare velocemente il contenuto della confezione di vendita, perché vi anticipo già che qui non abbiamo all'interno un alimentatore incluso in confezione, anche se lo smartphone supporta una ricarica da 120 watt e qui dobbiamo andare a spendere qualcosina per poter usufruire della ricarica rapida. Classica confezione nera per quel che riguarda la versione GT. Qui è presente il loghettino intelligenza artificiale, parti laterali, e qui sulla parte posteriore troviamo alcune specifiche tecniche come il nuovo processore Snapdragon 7 Plus di terza generazione. È un pannello veramente incredibile che arriva addirittura a 6000 nit. Vi faccio vedere che all'interno della confezione troviamo una coverina, classica coverina in colorazione grigia per quel che riguarda sempre la serie GT. Mettiamo un attimino da parte. Qui all'interno del cofanetto, unico cofanetto, è presente la manualistica, lo spillino, la coverina e nient'altro. Solo in più manca da dirvi che è presente ovviamente il cavetto per la ricarica. Ma mettiamo tutto quanto da parte, iniziamo ad analizzare questo bellissimo smartphone, perché veramente esteticamente hanno fatto un lavoro veramente ottimo. E qui vi dico che abbiamo una back cover che sembra realizzata in vetro, ma è realizzata, vi dico, in policarbonato, ma non è un policarbonato qualsiasi. Abbiamo un effetto specchio veramente molto bello, lo rende davvero premium. Una back cover che per avere questo specchio, chiamiamolo in questo modo, ha subito 30 lavorazioni diverse per ottenere questo risultato. Guardate veramente l'eleganza. Ma non è tutto, iniziamo a vedere un attimino anche le dimensioni di questo smartphone e vi dico che abbiamo 162x75.1, uno spessore di 8.65, un peso complessivo di 191 grammi, si tiene molto bene in mano. All'interno batteria 5500 mAh con una ricarica rapida a 120 watt, andrà a ricaricare con l'apposito caricatore il 50% in soli 10 minuti. Disponibile in due colorazioni, come nel mio caso la Razor Green e Fluid Silver. Avete visto già diverse immagini online, ma vi dico anche che è disponibile in varianti diverse. Partiamo da una 8 GB di RAM 128 con memoria quest'ultima UFS 3.1, mentre la variante 8256, come nel mio caso, ha all'interno memoria UFS 4.0. Non abbiamo la memoria espandibile, ma abbiamo persino una variante 12 GB di RAM 512 GB. Ma detto questo, iniziamo ad analizzarlo esteticamente. Sulla parte destra è presente il pulsantino di accensione e spegnimento, il bilanciere del volume. Sulla parte alta abbiamo una novità, abbiamo la porta di infrarosso e possiamo utilizzarlo come telecomando. Il secondo microfono per le chiamate va a cancellare i rumori esterni, ottimo durante le chiamate. Il secondo speaker, perché il primo è posto sulla parte bassa, abbiamo un audio in stereo veramente ottimo. E qui troviamo il primo microfono per le chiamate, il carrellino che va a ospitare due SIM entrambe in 5G, ma qui abbiamo la porta USB di tipo C per andare a ricaricare la nostra batteria, mentre sulla parte opposta, lato sinistro, è completamente liscio. Ma andiamo a vedere la parte frontale, guardate già come sono andato
a ruotare lo smartphone, questo pannello edge to edge incredibile, è fantastico, un'esperienza di utilizzo bellissima, tant'è che pur avendo uno smartphone abbastanza largo riusciamo a utilizzarlo tranquillamente ad una mano, perché veramente questo pannello, oltre ad essere reattivissimo, abbiamo una stondatura molto molto comoda. Guardate com'è perfetto e preciso. Ma andiamo subito a vedere le caratteristiche di questo pannello. Una bellissima unità da 6,78 pollici, Full HD Plus AMOLED, Edge to Edge, risoluzione 2780x1264, 450 ppi. Un rapporto di 20 noni che va ad occupare circa il 94,20% della superficie. Le cornici sono sottilissime, possiamo godere veramente tanto del nostro pannello, e specialmente nel gaming è una potenza. Andiamo avanti, vi dico che abbiamo 1,7 miliardi di colori con una frequenza di aggiornamento che arriva ai 120 Hz e possiamo andare direttamente a settarla all'interno delle impostazioni. Ma vi dico di più, perché qui abbiamo un campionamento del tocco da 360 a 2160 Hz, luminosità tipica 1000 nit, IBM modalità alta luminosità 1600 nit e abbiamo un picco di 6000 nit. Supporto HDR10 Plus Dolby Vision, un vetro Corning Gorilla Glass Victus 2, molto resistente anche perché abbiamo gli angoli stondati. Always on display, settabile direttamente all'interno delle impostazioni su schermo. Abbiamo visto che è super personalizzabile già con Realme Plus, Realme Pro Plus, anche perché qui a bordo abbiamo Android 14 patch di aprile con Realme UI 5.0 e abbiamo il sensore per lo sblocco sotto al display, un sensore incredibile, 10 volte su 10. Attendiamo un attimino il nostro Always on Display, veramente un ottimo lavoro sotto questo aspetto, il top del top. Ma vi dico una cosa, abbiamo un'intelligenza artificiale non completissima su questo 6T, mancano alcune delle impostazioni che sono presenti sul 6 normale. Qui abbiamo la possibilità di utilizzare il nostro smartphone con l'intelligenza artificiale per quel che riguarda la fotocamera, va a riconoscere in automatico gli scenari, va ad inserire in automatico la modalità notturna e in sostanza va a riconoscere i QR, va a riconoscere tutti i tipi di soggetti che andiamo a catturare nelle nostre foto, ma abbiamo una personalizzazione per quel che riguarda invece lo schermo e la luminosità. Infatti vi faccio vedere che qui abbiamo il comfort visivo e sonno e abbiamo la possibilità di utilizzarlo e attivarlo con l'intelligenza artificiale. Lui andrà ad adattarsi in base alla luce, in base alle situazioni in cui ci troviamo, anche se siamo sotto la luce diretta del sole, e andrà a migliorare la visibilità del nostro pannello. Ma andiamo a vedere un attimino anche le informazioni sul dispositivo, perché è quello che comunque fa girare questo smartphone. A bordo di Realme GT 6T troviamo un ottimo processore e qui abbiamo uno Snapdragon 7 Plus di terza generazione, un octa-core da 2,8 GHz 64 bit e qui abbiamo una gestione un po' diversa, abbiamo 1 più 4 più 3, un singolo core Cryo Prime Cortex X4 da 1900 MHz che gestisce i compiti più impegnativi dello smartphone, più un 4 per Cortex A720 Cryo Gold 2600 MHz che offrono prestazioni bilanciate e gli ultimi tre core Cortex A520 a 2,8 GHz che si concentrano sull'efficienza in generale del nostro smartphone. Vi ho già detto che abbiamo diverse varianti disponibili, partiamo dalla 8128 con memoria, vi ripeto, UFS 3.1, mentre 8256 come nel mio caso abbiamo memorie UFS 4.0, non abbiamo la memoria espandibile ma possiamo andare ad espandere la memoria RAM del nostro smartphone. Disponibile anche una variante da 12 GB di RAM, 512 GB, 12 più 12 RAM importanti LPDDR5. Abbiamo un processo produttivo a 4 nanometri Adreno 732
E qui abbiamo un ottimo smartphone. Patch di sicurezza aggiornate ad aprile, penso che stia arrivando un ultimo aggiornamento che ci porterà le patch di giugno e qualche altra miglioria per questo 6T, perché ci sono alcune cosette che sono da sistemare, non delle pecche, ma delle cosette da sistemare. E qui vi vado a parlare anche di un aspetto molto importante, di una funzione che abbiamo implementato su questo Realme. Allora, vi dico subito che è presente la modalità GT, alte prestazioni, possiamo giocare veramente alla grande, ma vi faccio vedere che Realme ha introdotto già a partire da questa serie 6T la possibilità di sapere la salute della nostra batteria, un aspetto molto importante, molto interessante, un'opzione che mancava su Android, perché sappiamo benissimo che è presente, è sempre stata presente su iPhone, ma una volta che desideriamo cambiare il nostro smartphone e cederlo a qualcuno, chi andrà ad acquistare il nostro smartphone è consapevole della salute precisa della batteria. E questo qui veramente tanta roba. È presente la classica finestrella tattica laterale che possiamo gestire, possiamo installare tutte le nostre applicazioni a nostro piacimento, magari quelle che utilizziamo maggiormente. Abbiamo la possibilità persino di far illuminare lo schermo lateralmente, come abbiamo visto sul Realme 12 Plus quando arrivano le notifiche, e possiamo anche gestire l'animazione, il suono per lo sblocco con l'impronta digitale. Ma attenzione, perché dobbiamo andare a vedere che cosa ci va ad offrire questo pannello. Non vedo l'ora di farvi vedere come va su contenuti ad alta definizione, Windvine di livello 1, ovviamente vi faccio ascoltare persino l'audio, perché veramente anche qui Realme ha fatto un ottimo lavoro. Vi ho fatto ascoltare l'audio e vi ho fatto vedere che cosa ci offre questo display con i contenuti ad alta definizione. Un pannello veramente top, ma davvero quasi top anche per quel che riguarda l'audio. Stiamo parlando di uno smartphone intorno ai 500 euro, non stiamo parlando di un top di gamma, ma lui si avvicina tantissimo per ciò che ci va ad offrire ai top di gamma. Andiamo a vedere velocemente come lui si comporta online. Vi dico subito che il feedback della vibrazione è super piacevole, un ottimo feedback, veramente precisa, non zanzarosa, non fastidiosa, veramente piacevole al tocco. Avete visto che per quel che riguarda il caricamento lui fa di tutto e di più insieme, carica persino i video molto velocemente. Vi faccio vedere l'apertura dei social. Facciamo una cosa, andiamo a chiudere tutte le applicazioni, andiamo a chiudere il tutto, chiudiamo persino Facebook, andiamo a riaprirla perché vi faccio vedere il tempo di caricamento e vedete che è reattivissimo, guardate il refresh rate, nulla da dire, anche Instagram funziona veramente alla grande, carica abbastanza velocemente. Ma andiamo a vedere un attimino anche come lui si va a comportare nel gaming, anche perché qui abbiamo un processore che ci offre davvero una ottima esperienza gaming. Andiamo ad aprire la finestrella e qui vedete che di base utilizziamo i 30 fps. Entriamo all'interno e attiviamo la nostra modalità GT. Modalità GT che ci permette di utilizzare il nostro smartphone alle massime prestazioni. Ma vi dico anche un'altra cosa: per evitare il surriscaldamento, che cosa si sono inventati? Beh, all'interno di questo smartphone, a breve andremo a vedere come lui si comporta nel gaming, vi devo parlare di questo aspetto perché è veramente importante. All'interno è presente un sistema di raffreddamento avanzato. In pratica all'interno è presente una camera di vapore, dove all'interno è presente un liquido refrigerante che va ad evaporare rapidamente in caso di necessità. Ad esempio nel gaming, quando stiamo giocando per tanto tempo e magari lo smartphone va a scaldarsi, e quindi lui in caso di necessità
va rapidamente ad evaporare vicino ai punti caldi e una volta raggiunta una temperatura stabile più fredda ritorna alla fonte di calore per andare a completare il ciclo. In pratica si solidifica nuovamente. Questo è un nuovo sistema di raffreddamento per quel che riguarda questa nuova serie GT. E vi faccio vedere nuovamente che apriamo la finestrella e siamo in modalità GT e quindi proviamo una partitina e andiamo a parlare di questa fotocamera. Per quel che riguarda il gaming, nulla da dire, con modalità GT è uno smartphone veramente performante persino nel gaming. Ma vi devo andare a parlare di un aspetto molto interessante, specialmente di questa fotocamera. Abbiamo lo stesso sensore che abbiamo visto sul Realme 12 Plus, ovvero una cam da 50 megapixel Sony con sensore LYT600, apertura focale da 1.9, 8165x6124 con stabilizzatore ottico, lunghezza focale pari a una 26 mm, dual flash HDR, OIS, panoramica, in sostanza tutte le classiche personalizzazioni e funzionalità da parte di Realme. Abbiamo la possibilità di scannerizzare direttamente il testo, possiamo andare a leggere direttamente i QR, ma vi dico di più, su questa cam, o meglio su questo smartphone, stessa cam del Plus, troviamo un aspetto diverso. Qui abbiamo la possibilità, come vedete qui su in alto, di poter registrare video 1080, 30 e 60, 4K 30 e 60, mentre sul Plus ci fermavamo ai 4K 30 fps. È presente la stabilità ultra, che però ovviamente va ad abbassare la risoluzione e scendiamo a 1080 però 60 fps. Ma vi dico una cosa, ho notato che nel realizzare i video ho provato diverse situazioni, vi farò vedere il tutto a breve. Ho notato che durante il giorno ogni tanto è presente qualche scattino per quel che riguarda i video. Ho provato diverse volte e ho riscontrato questo piccolo problemino. Non accade sempre, però comunque sia accade, non utilizzando la modalità ultra stabile, ma di per sé i video sono veramente molto stabili. Comunque andiamo avanti e andiamo a vedere gli scatti che ho ottenuto con Realme GT 6T, una grande fotocamera, una grandissima messa a fuoco, i colori sono reali, non ci sono imprecisioni, o meglio forti imprecisioni, in realtà non ce ne sono, perché se andiamo a vedere, analizzare bene le foto al PC ci rendiamo conto che abbiamo un'ottima fotocamera. I colori sono ben riprodotti, sono vividi al punto giusto, non sono pompati come su tanti altri smartphone. E vi dico di più, quando noi ci troviamo in situazioni di forte luminosità o di bassa luminosità, riesce sempre a catturare ogni minimo dettaglio. E in particolar modo apprezzo veramente questa fotocamera perché ci offre veramente precisione, qualità e soprattutto i colori sono reali, riesce a catturare tanto tanto dettaglio, foto ravvicinate veramente molto bene. Andiamo a vedere anche gli scatti notturna. Ho scattato con il flash e persino senza flash, a voi i giudizi. Guardate questi scatti, sono scatti veramente incredibili su questa fascia di prezzo, ovviamente stiamo parlando. Per quel che riguarda la seconda fotocamera posteriore, abbiamo una grandangolare da 8 megapixel, sempre Sony IMX355, apertura focale 2.2 con un angolo di 112 gradi che ci offre dei buoni risultati. Per quel che riguarda la cam frontale,
abbiamo una cam con un forellino da 32 megapixel, anche qui abbiamo una cam Sony MX115 apertura focale 2.5 che scatta veramente molto bene, anche per quel che riguarda lo sfocato. Tanto di cappello, ottimo lavoro veramente da parte dell'azienda. Per passare ai video, beh, vi posso dire che ho voluto appositamente testare Realme GT6T nei video sia di giorno che di notte. Non effettuo mai video test durante la notte, ma voglio farvi vedere che cosa vi va ad offrire questa fotocamera durante la notte utilizzando il flash e persino zoomando. Beh, a dirla tutta, tanta roba. Ho preferito i video girati di notte che quelli di giorno. È questo quel piccolo aspetto che vi dicevo, ma niente di particolare, un aspetto che andrà risolto. Alcuni scattini, come state vedendo nelle immagini, ci sono, specialmente nei video con tanta luminosità. Forse è proprio questo quello che dobbiamo andare a rivedere su questo smartphone. Arrivati a questo punto non manca che parlarvi di aggiornamenti. L'azienda ci va a garantire 2 major update, 3 anni di sicurezza, e qui vi faccio vedere che, come abbiamo visto anche su Realme 12 Pro Plus, abbiamo la possibilità di misurare la frequenza cardiaca direttamente con il sensore per lo sblocco con l'impronta digitale. Altra cosa, certificazioni P65, come abbiamo visto su Realme 12 Plus, lui ha la possibilità di restare sott'acqua, ma anche la possibilità di essere utilizzato con il pannello bagnato, e quindi qui abbiamo ugualmente un altro plus. Non manca che parlarvi di sensoristica. La sensoristica è completa, è presente l'NFC, Wi-Fi 6E, GPS L1, L5, GPS, GLONASS, Beidou, bussola digitale, sensori di prossimità fisico che funziona alla grande, supporto a aptX e codec LDAC. Non mi resta altro che andarvi a parlare di prezzo. Ad oggi all'uscita un prezzo veramente interessante e molto appetibile per tutte le tasche. Andiamo a parlarne nei saluti finali. Siamo arrivati alle conclusioni anche per questa recensione. Realme GT6T è il medio gamma che strizza l'occhio ai top di gamma, uno smartphone assolutamente completo. Manca una ricarica wireless, manca una periscopica che è presente nel modello 6, ma qui parliamo di un pannello a 6000 nit. Voi direte sì, è presente anche sul 6, ma qua andiamo a spendere una cifra che in sconto ad oggi 549 euro per uno smartphone con il primo pannello più bello in assoluto, più bello dei top di gamma, un nuovo processore a bordo, delle RAM che girano molto bene e lui va bene in tutte le situazioni. Avete visto che qualche imprecisione è presente nei video 1080-60, ma penso che abbia bisogno di un aggiornamento, perché se andiamo a realizzare dei video con poca luminosità o di notte, lui ci offre veramente dei buoni risultati. Ma che dirvi, manca una ricarica wireless, ma del resto è uno smartphone completissimo con un prezzo che, se andiamo a confrontarlo ad altri brand, beh, stavolta Realme è sulla cresta dell'onda. Io vi ringrazio per il vostro tempo, ringrazio l'azienda per avermi dato la possibilità di portarvi in super anteprima Realme GT6T. Vi invito ad iscrivervi al canale, attivate la campanella così da non perdere tutte le prossime news, e noi ci vediamo ad un prossimo video.